Buon sabato 11 maggio. Chiedere nel nome di Gesù, il quale non si fa intermediario con il Padre. Gesù è nel Padre e il Padre è in Lui. E noi siamo chiamati a formulare domande che non rispecchino la nostra volontà, i nostri desideri. Dobbiamo essere capaci di chiedere nel nome di Gesù. Ma che cosa significa chiedere nel nome di Gesù? A mio parere questo significa chiedere nel nome dell'amore, della giustizia, della liberazione, della pace e della misericordia. Qualunque cosa noi chiediamo, non facciamolo a partire da noi stessi, dalla nostra autoreferenzialità, dal nostro egoismo, e saremo ascoltati e diventeremo autenticamente testimoni di quel messaggio di salvezza e di liberazione che è il Vangelo, la buona notizia, che un altro mondo è possibile qui e ora, non in un luogo remoto e chissà quando. Fin da subito, anche se facciamo fatica a intravedere la parola che si è fatta carne nel prossimo, soprattutto quel prossimo che vive, la sofferenza derivata dalla contraddizione e dalla ingiustizia che gli esseri umani formulano e realizzano in nome dell'egocentrismo. Dobbiamo prima di tutto liberarci dalla nostra autoreferenzialità, ascoltare prima ancora che chiedere. Nel momento del bisogno, della difficoltà, della sofferenza, dobbiamo ascoltare quale sia la domanda che dobbiamo rivolgere a Gesù, chiedere nel suo nome, cioè nella sua testimonianza. E sì, la formuliamo a Gesù, ma di fatto, ripeto ancora, Gesù non si fa intermediario, perché in lui è il Padre e il Padre è in lui. Un passaggio anche questo molto difficile da comprendere e che rimanda alla nostra modalità interpretativa dell'esistenza. Non abbiamo bisogno di persone che intercedano per noi. Dobbiamo formulare il nostro rapporto anche con le figure che hanno saputo interpretare la testimonianza cristiana, i santi. Non facciamolo in termini di intercessione e intermediazione. Sì. In qualche modo lo facciamo, ma stiamo molto attenti perché questo rischia di non formulare una domanda nel nome di Gesù. Possiamo fare riferimento a figure che storicamente hanno rappresentato esempi fulgidi di testimonianza, di vite vissute proprio nel nome di Gesù, testimonianza di pace, di amore, di giustizia, di misericordia. E poi vedete, molti di questi sono stati anche perseguitati. Non cerchiamo ovviamente la persecuzione, se possiamo la evitiamo, ma non dobbiamo avere paura di fronte alla prepotenza della mondanità che si fa sempre più schiacciante. Dobbiamo essere convinti nel nostro cuore, che molto spesso è ingabbiato dalla paura, dobbiamo liberarlo, convinti nel nostro cuore che al di là delle sofferenze e delle contraddizioni, se chiediamo nel nome di Gesù, vivremo intensamente la gioia e il piacere della vita, anche nei momenti di difficoltà. Ma andiamo a vedere il brano del Vangelo di oggi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve lo darà. Ma la precondizione è chiedere nel nome di Gesù al Padre, vedete, direttamente al Padre nel nome di Gesù. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiederete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Questa domanda ha una finalità estremamente attraente che ci infonde coraggio, la gioia piena. Queste cose ve le ho dette
in modo velato, ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre. Qui il passaggio è fondamentale. Non vi dico che pregherò il Padre per voi. No, vedete. Qui c'è il punto fondamentale nel quale non si ipotizza una intermediazione. Il Padre stesso, infatti, vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Avete amato me, il Padre vi ama. Vedete la cifra del cristiano, ma la cifra di ogni vita vissuta su questo pianeta è l'amore. È lì che troviamo una immanenza trascendente. Nella concretezza della vita quotidiana troviamo la gioia dell'amore che siamo chiamati a coltivare. Voi avete amato me. E avete creduto che io sono uscito da Dio. Questo è un altro punto fondamentale, credere che Gesù è nel Padre e il Padre in lui. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo. Il mondo, lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Gesù se ne va. Ma continua a essere perseverante e presente nella nostra esistenza. Torna al Padre. Ribadisce la nostra libertà e ribadisce però anche l'invito a chiedere nel suo nome. E questo è un passaggio, a mio parere, fondamentale proprio da un punto di vista antropologico, che può tradursi anche in una visione ecologica, radicale, profonda, integrale, la quale ci ammonisce di vivere nella pienezza dell'amore del Padre nei confronti del creato rispetto al quale noi dobbiamo esprimere amore, servizio e rispetto delle diversità che incontriamo. Pensiamoci, perché questo brano del Vangelo è particolarmente intenso nella sollecitazione a convertirci, a cambiare mentalità, a pensare e agire in modo radicalmente diverso nel nome di Gesù. Buona giornata a tutte e a tutti.